Celebrazione eucaristica del cardinale Crescenzio Sepe nella parrocchia San Carlo Borromeo al centro direzionale del 25esimo anniversario della visita a Napoli di Papa San Giovanni Paolo II, che in quell'occasione inaugurò e benedisse la nuova chiesa. L'iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi bambini. Dal 10 al 12 novembre in parrocchia era stata ospitata la reliquia di San Giovanni Paolo II. Si tratta del sangue dell'ultimo prelievo effettuato al Santo Padre prima della morte ed è contenuto in un'ampolla collocata in un reliquiario a forma di libro. A margine della funzione religiosa, l'arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, ha parlato anche dei recenti fatti di sangue avvenuti a Napoli e degli attentati terroristici in Francia. Nonostante tutte le iniziative che i parroci, d'accordo con me, con i vescovi, eccetera, abbiamo cercato di realizzare ultimamente anche la messa che abbiamo fatto per le vittime innocenti e ulteriori manifestazioni, ecco, anche qui sono questi che, avendo rigettato il Vangelo di Cristo, avendo non più rispetto di niente e di nessuno, della vita umana, eccetera, cercano col proprio Dio danaro, con la loro volontà di potere, di seminare e spargere sangue per le nostre strade. Ecco, sono questi portatori di morte, questi che seminano morte, questi che umiliano l'umanità, perché di fronte a queste scene si rimane veramente rabbrividiti. Però, come ci ha insegnato Gesù il Vangelo, il male non può vincere. Sì, può uccidere, può fare delle carneficine. Però il bene che è fondato sulla libertà, sulla dignità dell'uomo, sul rispetto anche degli altri, questo alla fine sopravviverà.